mezzo alla nebbia della pianura padana, non lontano da Pavia, si può scorgere una sontuosa villa costruita in stile Liberty, in evidente stato di abbandono. Gli abitanti della Lomellina la chiamano Villa degli Amanti Maledetti, un nome dovuto a una strana e incredibile storia che si racconta in zona. Una villa d'inizio Novecento vicino a un mulino abbandonato, una moglie fedifraga, un marito folle di gelosia e un brutale omicidio-suicidio. Questi sono gli ingredienti di una storia che da anni affascina gli abitanti di Lomellina, e non solo. La notorietà di Villa Cerri può essere paragonata a quella di un'altra tenuta, Villa dei Vecchi, spesso al centro di storie di streghe, spettri e fantasmi. Meglio conosciuta nel mondo dell'occultismo come la Casa Rossa, ma questa è una storia che abbiamo già raccontato. La pianura padana, con il suo clima cupo e umido, è lo scenario perfetto per questo genere di storie, cupe, tristi e misteriose. Siamo nell'estate del 1912 e il proprietario di Villa Cerri è di ritorno da una delle tante giornate passate a caccia e nella sua tenuta farà una scoperta che gli stravolgerà la vita. Non era la prima delle giornate che l'uomo passava fuori di casa e la moglie, sentendosi sola, trovò conforto tra le braccia dello stalliere. Tra i due fu passione improvvisa e travolgente e si dice andasse avanti da un po' di tempo. Torniamo a quella sera. Il proprietario della tenuta torna nella sua dimora in mezzo ai campi di riso dopo una battuta di caccia. L'uomo è esperto e la caccia ha portato i suoi frutti. Vuole festeggiare. Arrivato alla porta d'ingresso, però, non c'è nessuno ad attenderlo. Ci sarebbe dovuta essere la sua bella e giovane sposa, ma la moglie non c'è, almeno non lì. Infatti si trova qualche piano più su tra le braccia del giovane stalliere. Il proprietario della tenuta perde la testa e decide di lavare con il sangue il tradimento e con due colpi di fucile uccide la sposina e l'amante. Poi, forse per il rimorso o per qualche altro motivo, gira l'arma verso di sé e preme il grilletto per la terza volta. Tutti in paese conoscono la storia del delitto passionale consumato tra le risaie del pavese. È così che nasce la leggenda dei fantasmi della Villa degli Amanti a Lomello. Si racconta che, dopo questa terribile disgrazia, la tenuta è passata di proprietà a diverse famiglie, ma tutte sono fuggite poco dopo, terrorizzate da malevole presenze e fenomeni paranormali. Si dice che esistano un gran numero di persone pronte a giurare di aver visto, in occasione dell'anniversario del massacro, strani bagliori provenire dalla tenuta. Negli anni 50, due coniugi, di cui non si conoscono le generalità, acquistarono la casa, ma dopo un periodo travagliato si dice che siano stati spinti al suicidio da forze malvagie. Anche il figlio si impiccò. Poco dopo, la villa divenne proprietà della famiglia Cerri, ma purtroppo, nei primi anni 70, il loro unico figlio rimase vittima di un tremendo incidente d'auto ed i Cerri decisero di vendere e trasferirsi altrove. Da allora la villa è disabitata. Un'atmosfera misteriosa legge ancora oggi attorno alla casa. Purtroppo, alla base della maledizione della villa c'è una storia inventata, perché l'affascinante racconto degli amanti in realtà non è mai accaduto. Villa Cerri venne costruita alla fine degli anni 20. Una prova è la cartolina inviata da Pietro Cerri nel 1931 per mostrare ad amici e parenti la foto della sua proprietà di nuova costruzione. Sebbene il racconto degli amanti maledetti di Villa Cerri sia un creepypasta ante litteram, è molto probabile che una storia simile sia successa nel secolo precedente, nel mulino vicino a dove adesso sorge la villa, giustificando l'alone di mistero che aleggia nella zona.